Per avvicinare i giovani al mondo animale e superare ogni forma di diffidenza verso ciò che è diverso, il Comune di Napoli con le associazioni LEDA, Progetto Cane Cittadino e Città della Gioia promuove il Tesoro del Barbone, uno spettacolo didattico rivolto agli studenti delle scuole materne, elementari e medie della città che vuole sensibilizzare i più piccoli sul tema dei senza fissa dimora ed aiutarli ad instaurare il giusto rapporto con i cani. Al Teatro Totò, mercoledì 14 ottobre alle 21, il progetto sarà presentato per la prima volta al pubblico. Una storia da risvolti umani e sociali che racconta di un barbone e del suo cane e di due ragazzini che sfuggono per un giorno alla routine quotidiana della scuola per andare alla ricerca di un presunto tesoro da ritrovare. Lo spettacolo nasce per sensibilizzare, educare i bambini al rapporto con gli animali. È uno spettacolo musicale, io ho curato la regia di questo spettacolo e devo dire è molto impegnativo. Accende un faro sul tema delle marginalità perché è il tesoro dei barboni, quindi i barboni che spesso vivono senza fissa dimora, che vivono insieme agli animali e quel gesto di amore che vediamo tra il barbone e il cane, insomma, dovrebbe essere da esempio a tanti. Diretto da Enzo Liguori, lo spettacolo vedrà la partecipazione di attori professionisti e di Potter e Chicca, i cani attori del Centro Cinofilo La Voce del Cane, diretto da Rosaria Vernese. L'avvicinamento all'animale come arricchimento personale, come diversità e come diciamo valore, ecco, valore sociale. Queste due viuzze invece dovrebbero essere quelle stradine sterrate che vanno nei campi. Però la baracca, ma tu conosci questa baracca? No, io conosco una baracca. Ah, sì? Sì, ma sta in America. Ah! La baracca di Obama. Ma stai zitto, dai! La presentazione del progetto in sala giunta è stata anche l'occasione per illustrare Impariamo il canese, il format per le scuole ideato dal Centro Cinofilo di Agnano per imparare a prevenire il morso ed avvicinare i bambini al linguaggio dei cani.